Ah, quando c'è la presentazione dell'Hockey Lugano è sempre come il primo giorno di scuola. Sì, siamo tutti chiaramente entusiasti, sono stati dei mesi lunghi, fatti di tanto lavoro e adesso finalmente sì, inizia l'anno scolastico, inizia il campionato e siamo contenti. Come sta il Lugano? Come sta Lugano? Lugano sta bene oggi, speriamo di avere più fortuna dell'anno scorso e speriamo di poter trovare l'amalgama giusta nella squadra per poter far divertire i tifosi. Una delle cose che hai fatto notare in conferenza stampa, ci sono tanti ragazzi che vogliono giocare a hockey, però il problema degli orari e tutto, delle piste, c'è bisogno anche di un'altra pista. Ma l'altra pista sta arrivando a Sigirino, quindi ci vuole ancora solo un anno di pazienza e poi finalmente anche questo tassello sarà risolto grazie a un imprenditore molto, molto generoso e molto capace. Lugano è sempre attaccato alle cose per beneficenza, sappiamo benissimo che è stato fatto qualcosa già in una partita contro il Davos e verrà fatta anche in occasione della partita di domenica contro il Rapperswil per aiutare purtroppo quel palaghiaccio che è crollato. Non è solo il palaghiaccio che aiutiamo tutta la regione, perché la regione della Valle Maggia è stata colpita duramente. Noi abbiamo uno zoccolo duro di tifosi nostri in Valle Maggia e vogliamo comunque dare qualcosa anche a loro in cambio di tutto quello che loro fanno per noi. E poi quando io sono donna, quindi sono estremamente sensibile a quello che succede, quando succedono questi generi di cose sono sempre in prima persona. Facevi notare che mi ha fatto specie sapere che la nostra pista ha già 30 anni. Sembrava bellissima quando sono entrato per la prima volta dalla Resseghina, la cosa, ma c'è già 30 anni. Eh sì, c'ha già 30 anni, in alcune cose lo dimostra, in alcune, grazie ai lavori che sono stati fatti negli ultimi anni, diciamo che li porta anche molto bene. Cosa si può fare per portare più gente alla pista? Perché forse questo che è il problema, che a volte non si può sempre aspettare i playoff. Ah, è peccato che alcuni luganesi vengano alla pista solo per i derby, per i playoff, perché non si rendono conto di tutto il grande lavoro che c'è dietro. E quest'anno abbiamo fatto dei sacrifici per mettere sul ghiaccio una squadra veramente competitiva e mi auguro che il tifoso torni nelle mura della Corner Arena e tocca a noi farli divertire, tocca a noi vincere le partite e Lugano è una piazza è stata un po' viziata e niente. Va bene così, tocca a noi. Io spero che comunque vengano perché ogni tanto ci sono delle splendide partite e la gente non c'è e mi dispiace per loro perché si perdono veramente un grande spettacolo. Magari qualche italiano sarebbe più attratto a venire a vedervi. Quello non lo so. So che l'Italia vive purtroppo solo di calcio e mi auguro che anche magari qualcuno venga qua da noi. Grazie Vicky.